Buongiorno mamme, oggi dedichiamo il nostro video al cambio del pannolino e quindi a come lavare i genitali dei bambini e delle bambine e poi diremo due parole anche sulla medicazione del cordone ombelicale nei neonatini, quindi che hanno ancora il moncone presente. Allora, prima di tutto spogliamo il nostro bimbo, Nina è sempre la mia collaboratrice. In linea di massima è preferibile lavare i bambini sotto acqua corrente. Se hanno fatto pipì può essere anche sufficiente semplicemente un po' di acqua tiepida. Se invece hanno molta cacca, si sono sporcati, li dobbiamo cambiare, allora in quel caso useremo anche un po' di sapone. Il grosso si può togliere con delle garze di questo tipo oppure con dei fazzolettini di carta. Cerchiamo di evitare l'uso, almeno in casa, delle salviette umide perché sono comunque prodotti chimici, quindi è bene evitare un uso frequente. Fuori casa sono comodissime. Allora, quando arriviamo in bagno, lasciamo scorrere l'acqua tiepida e possiamo lavare i bimbi tenendoli o in questa posizione, altrimenti nel neonato piccino va benissimo anche quest'altra posizione. Abbiamo comunque la nostra mano destra libera e il bambino si appoggia sul nostro avambraccio, quindi non prova, diciamo, senso di smarrimento perché si sente ben contenuto. Allora, sia in questo caso che nell'altra posizione, nelle bimbe è sempre bene lavare procedendo dalla vagina verso il culetto, quindi in questo modo laviamo le bimbe così, in modo da non inquinare con le feci né le vie urinarie né la vagina. In quest'altra posizione funziona allo stesso modo, quindi laveremo così. Se qui c'è la nostra fonte d'acqua, quindi se abbiamo il lavandino a portata di mano, possiamo lavare i bimbi semplicemente in questo modo, va bene? Poi, una volta che torniamo al nostro fasciatoio, quindi usiamo, diciamo, un asciugamanino, una garza come questa qui, ricordate che sono sempre utilissime le garze anche per asciugare il bimbo al cambio del pannolino. Quindi poggiamo il bimbo sul fasciatoio, cominciamo ad asciugare per bene, soprattutto nelle pieghe, asciughiamo per bene e procediamo poi alla sostituzione della medicazione. Anche in questo caso, vedete, utilizzo delle garze sterili. Allora, ecco, circondare il moncone ombelicale con la garza. In genere ogni ospedale, ogni protocollo ospedaliero suggerisce l'uso di un cicatrizzante, quindi spruzziamo qualche goccina o uno spray con un cicatrizzante, quello che ci hanno prescritto in ospedale, e poi lasciamo la benda, che può essere fissata anche con una retina, la fissiamo intorno al cordone ombelicale. Allora, adesso mettiamo il pannolino, quindi ecco, procediamo in questo modo. Quando l'ombelico è ancora molto fresco, si può anche, ecco, mettere il pannolino un po' più basso, di modo che la medicazione rimanga ben areggiata, soprattutto nei maschietti, perché la pipì va un po' ovunque, altrimenti chiudiamo regolarmente il nostro pannolino in questo modo. Allora, una raccomandazione è questa: facciamo sempre in modo che passino le dita, quindi il pannolino non deve essere né troppo largo né troppo stretto. E poi possiamo anche, ecco, accompagnare qui intorno alla gambina, di modo che la parte più elastica sia ben aderente alle gambe e quindi non esca né pipì né cacca. Ciao!